Sta succedendo, sto andando alla zanzara in studio. Ciao. Sarà stato messo in strada in maniera regolare. Ciao Enea, ciao, ti saluto. Ciao. Allora, andiamo qui, proveniente dalla Spagna, dove abita uno dei protagonisti di questa disgraziata trasmissione negli ultimi mesi, perché più volte è intervenuto, perché io l'ho chiamata. Parenzo si è molto incazzato quando io l'ho chiamata, però adesso a distanza lo teniamo a distanza, criticherà ma lo teniamo a distanza, e non so nemmeno come chiamarla, perché non so come vuole farsi chiamare, cioè questo è il punto fondamentale. È una ragazza molto carina, devo dire la verità, molto magra, molto asciutta, non so che età abbia, un'età sconosciuta, perché poi dice di essere sostanzialmente un'anima pleiadiana, per cui non so, l'età potrebbe essere anche indefinita. Benedetta dal mondo di Agartha o Agartha, buonasera, 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 buonasera. Ciao Giuseppe. Parli bene però, attaccata al microfono, bene. Buonasera, come sta signora? Tutto bene. Tutto bene. Allora, lei come vuole essere chiamata innanzitutto? Benny. Cara Benny, perché ti definisci un'anima pleiadiana? Adesso andiamo sul serio. Ok. Allora, perché... Allora, questo è un argomento un po' complesso. Allora, la mia anima viene da un'altra dimensione, quindi la storia è un po' complessa. Quindi dovrei parlarti del quadro generale per farti capire perché. No, perché da un'altra dimensione? Tu non sei nata da tuo padre e da tua madre. Certo, tutti veniamo qua attraverso una vagina, su questo non c'è dubbio. L'anima entra sulla terra attraverso una vagina, su questo non c'è dubbio. La mia anima in particolare è venuta qua per una, tra virgolette, metti la missione, ma non sono l'unica. Questo è interessante, cioè tu sei stata mandata sulla terra, mandata sulla terra per sostanzialmente spiegare quello che sta succedendo. Esatto. Giusto, ho detto sì. Bene? Sì. Cioè tu sei una sorta di eletta, possiamo dire, rispetto agli altri. Sì, ma non è in senso positivo. È semplicemente quello che è successo. Sulla terra c'era una chiamata di emergenza e quindi... Addirittura, chi ha fatto questa chiamata di emergenza? Certo, dopo la bomba atomica c'è stata una chiamata di emergenza. Cioè dopo la bomba atomica, dopo il 45, dopo Hiroshima e Nagasaki, c'è stata una chiamata di emergenza da parte di chi? Allora, da parte della galassia, perché la bomba atomica è energia nucleare che è stata utilizzata per ammazzare, quindi questo provoca un karma negativo tremendo. Benissimo, quindi tutto chiaro. Questo non solo ha causato morte e gravissime conseguenze sul pianeta Terra, ma anche per risonanza nella galassia, quindi sui pianeti circostanti. E dunque, chi è che ha fatto questa chiamata? Giustamente mi scrive Roberto Poletti, mi scrive, dice: questa è pazza vera. Vabbè. Dice, non è affatto pazza, te lo posso dire. Una persona sanissima. Il fratello Poletti, ottimo Poletti. Una persona sanissima, scusate, ma sto ingurgitando una patata. Ma non è per disprezzo nei confronti di Benedetta, tutt'altro, ma perché ho davanti questa patata. Tranquillo. Insieme al maiale mi viene proprio l'istinto animale. La patata, il maiale, la pleiadiana. Però allora, non manca niente. Allora, è mandata sulla terra per dopo una chiamata. Tra le altre, quante persone sono state chiamate? No, centinaia di migliaia. Centinaia di migliaia. Dove sono state però chiamati? Non tutti sono coscienti, perché tutti abbiamo una missione diversa. Aspetta. Sono stati chiamati? Dove? Aspetta, da chi? Aspetta, da chi? Dalla galassia, ha detto. Dalle civilizzazioni benevole della galassia, perché c'è quella che si chiama Universal Awareness, cioè essere coscienti di quello che c'è. Non so come dire, se il tuo vicino di casa sta male, in teoria tu ti dovresti signora preoccupare. Me non mi ha chiamato nessuno. Sì, certo. Vabbè, te no. Tu non sei stato chiamato, ovvio, su questo non c'è dubbio. Che tu la tua anima è ancora uno stadio, deve ancora imparare delle cose più basiche. Sì, la mia anima è incazzata nera. Io sono incazzato nero. Non ce l'hai neanche. Sì, incazzata nero. Nero. Cazzato nero. Non c'è nulla da rinnovare, sono solo incazzato nero per queste cose. Top. Esatto, sono incazzato perché mangio porta maiali, sono incazzato. Mi girano, io esco da questa che mi girano i coglioni. Vatti a fare una corsetta. Anime pleiadiane, gente che chiama. No, la gente che chiama qua è pazza. Questa è l'unica gente che chiama. No, la gente che pazza. Sento, le uniche che chiama. No, ma per carità di Dio. Allora, però scusami, tu ci sono state mi queste chiamate. Fabio, sì. Fabio Boscacci. Sì. Ah, non dovevo dire il cognome. Vabbè, che dice? Che dice? Sei incavolato. Che dice? Fabio Boscacci dice: dai David, dai, io domani chiedo all'Istituto Superiore di Sanità di riconoscere questa radio come centro accoglienza per malattie mentali. Devono pagarvi per il trattamento sanitario che danno. Ma no, ma io ho conosciuto Benedetta e non mi pare tutt'altro che matta. Però scusami. Per me sei pazzo tu. Questa, esatto, per cui c'è anche là, c'è quindi uno vale uno, e soprattutto c'è una cosa che è la relatività. Per me sono pazzi, il 99% delle persone sono matte. Biden, tu come lo consideri Biden? Scusami, il presidente americano Biden. Vabbè, ma che c'entra? Lui ha demenza senile, non è neanche il Biden originale, e questo lo puoi constatare tu se guardi su Google negli anni tipo 90 come era Biden, e lo guardi oggi, vedi che le orecchie sono completamente diverse. Cioè è stato sostituito. Ma lo puoi vedere, basta che... Oh, ma
adesso devi essere deficiente per non vederlo. Però appunto, no, ma dimmi, è stato sostituito. No. Sì, certo, da un clone. Ma da chi? Da un clone o da un attore? Da un clone o da un attore. Chi l'ha sostituito? E non lo so chi sia, qual sia il nome. No, di quella persona. Chi l'ha sostituito? Cioè... Ah, vabbè, il Deep State. Ah, il Deep State l'ha sostituito. Ma perché? A che scopo? Perché l'avranno fatto fuori l'altro. No, beh, o sarà morto. Beh, e adesso ci arriviamo però. Cioè, tu sei stata mandata qui, dunque tutti i messaggi che tu mandi su quello che sta succedendo nel mondo in realtà sono segnali mandati da extraterrestri buoni, da galassie buone, diciamo. Che sono semplicemente persone, diciamo, che vivono su altri pianeti. E tu li incontri ogni tanto, li hai incontrati, ci hai parlato con queste persone? Sì, certo. E che ti dicono? Come sono fatte, per esempio? Allora, per esempio, quelli, la mia... La chiamo famiglia, diciamo, sono molto simili a noi. La famiglia pleiadiana. Sì, diciamo. Sono molto simili a noi, sono più belli. Più belli. Sì. Poi anche più belli di me, per esempio. Cioè, no, è vabbè, tu sei il più bello di tutti. Appunto, no, non diciamo cazzate, che un tizio pleiadiano possa essere no, più no, bello. No, più bello di te è impossibile. Esatto, mi sembra anche, mi sembrerebbe anche eccessivo. Comunque, questi sono belli, sono molto più belli. Molto belli, occhi più grandi, visi hanno, più lunghi. Hanno i visi, visi come... Hanno, vabbè, quelli tipo i la mia mamma, ha gli occhi tipo così. La tua mamma, come la tua mamma? Sì, voi la chiamo la mia mamma, perché la mia mamma lì. La tua mamma sarà quella che ti ha partorito, però. Ma sì, la mia mamma terrena, però è come se... Allora te lo spiego, il mio corpo è in una teca, su una navicella spaziale. Quante in questo momento, in una teca trasparente dove è connessa a energia vitale. Sì. No, no, rido per lui, non per quello che stai dicendo tu. No, però ci sta, ti ridessi di quello che sto dicendo, ci sta totalmente. No, nel senso, no, io sto ridendo perché tu stai dicendo il mio corpo è dentro una teca. È dentro, come si chiama? Sì, una teca, no? Una... Sì, una teca, sì, il tuo corpo è teca. E adesso che... No, no, infatti. Sì, no, va... E infatti, no, ma lei tra l'altro è anche autoironica, capisce che qualcuno possa interpretare come una pazzia questa roba qua. Mai voglia, certo. Però tu in realtà ci credi veramente. Cioè, no, non è che ci credo, è proprio la verità. Cioè, il tuo corpo è dov'è? Dentro una teca, il tuo corpo. Cioè, tu adesso... Sì, in questo modo. Allora, io il mio corpo extraterrestre, pleiadiano, è dentro una teca su una navicella spaziale, monitorato. Sì. Quando c'è stata la chiamata, allora, praticamente cosa è successo? Se me lo fai spiegare, te lo spiego. Vai. Allora. Dopo la bomba atomica c'è stato un richiamo nella galassia per aiutare la Terra, ma sulla Terra c'è una legge di non interferenza. Sì. Quindi questi extraterrestri non sarebbero mai potuti intervenire direttamente su questo pianeta, perché avrebbero scioccato il pianeta Terra e l'umanità. Da un certo punto di vista la Terra è anche una specie di scuola, diciamo, come se gli umani fossero tipo all'asilo o alle elementari, invece loro, gli extraterrestri più evoluti, fossero tipo ormai già laureati. E dunque dovevano in qualche quindi modo... Quindi non potevano intervenire direttamente, quindi hanno dovuto fare un'interferenza, ma una cosa di emergenza proprio che in teoria non si fa mai, è stata una cosa tipo un'eccezione. Sì. E quindi per farlo hanno dovuto mandare delle anime extraterrestri che si rincarnassero in corpi umani attraverso il processo naturale che avviene attraverso una vagina. E dunque tu mi stai dicendo che sostanzialmente la vostra presenza ha impedito al mondo di implodere dopo la bomba atomica. Cioè la vostra presenza, i vostri insegnamenti, il vostro messaggio, eccetera. Sì, perché aumentiamo la frequenza del pianeta, aumentiamo la coscienza, rendiamo le persone coscienti, anche magari senza, magari ci sono persone che non sanno queste cose, però è la loro vibrazione o semplicemente il loro modo di vivere che aumenta la coscienza del pianeta. Sono persone amorevoli, sono persone che portano luce. Dunque dobbiamo considerarti come una specie di salvatrice dell'umanità. Ma no. Beh, assolutamente in parte no. No, però no. Ma la tua famiglia galattica, tu l'hai conosciuta, tua madre, tuo padre galattico? Sì, li ho conosciuti. E che hai detto che avevano quest'occhio così, tua madre, scusa? Sì, ma non è telepatico la comunicazione, anche loro tra di loro parlano telepaticamente, quindi una tu l'hai abbracciata, la tua famiglia galattica l'hai abbracciata qualche volta? Ma non proprio abbracciata, è stato più una sorta di cosa platonica, non so, amore, perché... Sì, ma lei ha avvolto, c'è stata una voce. Sì, loro mi hanno avvolto la prima volta in un vortice di luce azzurra più volte. E quello ha fatto sì che io, cioè, dopo la prima volta che è successo, cioè io veramente la mia mente di colpo. E come si chiama tua mamma galattica? Non lo so il suo nome. Non è un nome, non lo so. È un padre nemmeno, non c'è nome. Sì, ce l'ho il padre, ma non so i loro nomi, purtroppo. No. Fermi tutti, fra poco torniamo perché affronteremo temi importanti che sono Hollywood, il furto di bambini, il traffico di bambini, dove sta il male nel mondo, soprattutto questo è importante. E ovviamente chi sono anche i burattinai del mondo, questo bisogna dirlo, perché lì siamo, cioè è sempre la solita storia, nel mondo viviamo e questa guerra tra bene e male che ci sta descrivendo Benedetta, da chi è guidata, da chi è vinceranno? Da un medico, ci vuole un medico dai malevoli. Avete chiamato un medico? Questa è l'unica domanda. Normale.
Benny The Galactic Fairy, com'è che si chiama il tuo profilo Instagram? Benedetta, io dico del mondo di Agatha, anima pleiadiana mandata sulla Terra per avvertirci di quello che sta succedendo, cioè che la disputa, la guerra è tra grigi e umani angelici. Che vuol dire che la disputa è tra grigi e umani angelici? No, più o meno, aspetta. Tu hai scritto sì, tu. Mi ha spiegato male. I grigi sono i cattivi. Gli Anunnaki, i grigi lavorano anche per gli Anunnaki, i rettiliani, sono grigi rettiliani, draco rettiliani, grigi, quelle sono le fazioni negative, poi ci sono anche altre mantidi, insettori. Per cui Biden, il finto Biden fa parte di questi rettiliani? Sì, certo. E anche Zelensky, immagino. I nazisti, certo, i nazisti furono i primi a venire in contatto con i negativi, e quindi tutto iniziò perché... tutto non è fantasia, questo basta. Tutto iniziò perché? Informi. Allora, praticamente i nazisti loro erano molto curiosi di esoterismo e loro volevano, erano molto interessati nell'occulto, tutto ciò che era occulto, misteri, esoterismo. Sì, allora, infatti la svastica è un segno in realtà super spirituale che viene una cosa vera. Il matto viene su 99 cose folli, una vera la dice. I nazisti di oggi cosa hanno, a chi hanno trasmesso la loro... Perché in Antartica non si può andare? Perché i nazisti avevano fatto una base in Antartica tramite le loro società segrete. Ce n'era una in particolare, la Vril Society, dove vi era Maria Orsic, che era una psychic medium bravissima. Ma perché non si può andare che veniva in Antartide? Aspetta, adesso ti spiego. Lei aveva praticamente, era entrata in contatto con questi esseri di Aldebaran, questi Anunnaki, negativi, malevoli, e da loro aveva canalizzato la salsa Anunnaki. Sì, quella è buonissima. Il giapponese dove vado, sotto casa mia c'è la salsa Anunnaki, ottima. No, ma voglio, ottima tu, la salsa. Arriviamo alla conclusione. Oggi all'umanità è impedito di andare in Antartide perché a parte che non è vero. Aspetta, te lo sto spiegando. Lei magari può andare insomma in Antartide, ma non ci puoi veramente andare. Perché non ci puoi veramente andare? Perché in Antartide ci sono delle basi militari e quello che ti sto spiegando, i nazisti dagli anni 20 avevano una base. Ma ci sono ancora i nazisti là? Certo, i nazisti ci sono ancora, ovviamente. Sì, ma ne sono nazisti, ma anche quelli di un tempo sono sopravvissuti, vivono sottoterra. Dove vivono? Sì, hanno formato una città che si chiama New Berlino. Ma sottoterra. Dove? Ma veramente stai dicendo? No, te lo giuro. Cioè, perché secondo te la terra Hitler è cava? Perché secondo te la terra è cava? Certo, ma è per quello che loro erano così interessati. I nazisti andarono in Tibet perché loro sapevano che negli insegnamenti tibetani parlavano di una terra interiore che è Agartha. Cioè, secondo te, esatto. Dunque, e quindi dentro... loro volevano andare a trovare questa terra perché avevano saputo che c'era questa razza pura, questa razza ariana. Noi abbiamo la Terra che secondo te com'è, piatta o tonda? Allora, secondo me la Terra è multidimensionale. Multidimensionale. Quindi non è né piatta né tonda, multidimensionale. Sì, poi quello si capirà, però io non voglio né dire che è piatta che tonda, perché onestamente però non lo so esattamente. Però è sicuramente cava. Però è sicuramente cava. E dentro c'è Hitler che è sopravvissuto. Ma no, adesso non lo so se lui sia ancora vivo, adesso queste cose... È morto, si sa che è morto. Ma è andato a vivere in Argentina. A sto punto sarà morto, non lo so. Ma questo non è importante, a me non interessa, i nazisti esistono ancora. Ma stanno dentro questo New Berlino sotto terra? Alcuni sì, vabbè, ma per dire, anche Zelensky Magari è nazista. Magari anche Himmler. Ma anche Zelensky è nazista, per dire. Cioè no, ma per senso... dire, i nazisti di un tempo sono là sotto la terra, alcuni sono rimasti sotto la terra, sono riusciti a sopravvivere. Come cazzo hanno fatto? Sì, vabbè, perché loro hanno delle tecnologie incredibili, ti stavo dicendo. Loro erano riusciti a canalizzare queste tecnologie. Prima di tutto erano tecnologie antigravità per costruire dei veicoli di guerra. Quindi veicoli di guerra, la tecnologia l'hanno trasmessa, diciamo. Sì, e la utilizzavano nelle loro guerre. Ma che c'entra questo? Non c'entra un cazzo. Quindi stavo dicendo, quindi gli americani infatti si incuriosirono di quello che loro facevano in Antartica. Ci fu Operazione High Jump tra adesso mi sembra nel 46 hanno ereditato l'ammiraglio Byrd. Aspetta, venne fatta una spedizione di tipo 33 navi, 13 aerei. Aspetta, mi sono preso un osso dentro. Guarda, scusi signora. Allora, Operazione High Jump è vera. No, giù tutti. Allora, voglio capire una cosa. Allora, signora mia, dobbiamo arrivare alla conclusione di questa cosa. Ma che conclusione? Allora, sto spiegando, però me lo devi far spiegare, Giuseppe, capisci? Insomma, è molto lungo. Il traffico dei bambini oggi esiste o no? Certo che esiste. E chi è che lo dirige il traffico dei bambini? La mafia globale. La mafia globale, ma chi è? La mafia globale collabora con Anunnaki rettiliani, grigi, drago rettiliani, nazisti che fanno parte delle Dark Fleet, cioè... Eredi dei nazisti, così Sì. Tutti negativi, buttali tutti insieme. Ma quanti bambini vengono rapiti all'anno per fare cosa poi? Tipo 8 milioni all'anno. E per fare cosa?
Allora, magari dalla cosa più blanda, schiavitù, quindi sì. servitù, schiavitù, sì. oppure vabbè, per sesso. Sì, per sesso. Quindi prostituzione minorile, sangue, pedofilia. Prendere sangue. Poi dopo c'è il traffico di organi, ovviamente, che tutti conosciamo. Certo. Poi si arriva addirittura a pagare per ucciderli, seviziarli. Quindi addirittura durante la pandemia, se posso dirlo, per favore fammelo dire. Sì. Era uscito fuori il TG.com questa notizia che la polizia di Siena aveva trovato, aveva intercettato dei ragazzini minorenni in Piemonte che pagavano sul dark web per seviziare dei bambini. Quindi questo è assolutamente vero. Quindi tu puoi pagare per uccidere una persona. Ho capito, ma ci sono i potenti che rubano e rapiscono i bambini. È per un traffico super redditizio, quello per produrre adrenocromo. Per produrre adrenocromo, questo è molto interessante. Che sì, certo. sì, è un sangue ricco di puro, quindi viene estratto dai bambini ed è la sua caratteristica che deve avere un altissimo tasso di adrenalina. Questo alto tasso di adrenalina si ottiene tramite la tortura. E chi sono i potenti del mondo che favoriscono questa cosa? Per esempio ad Hollywood l'adrenocromo è utilizzato anche come moneta perché è talmente pregiato. Ad Hollywood. Assolutamente. Guarda Jared Leto non ha mai nascosto di fare uso di adrenocromo, l'ha scritto su Instagram, fa battute. Cioè, a Hollywood dici che si vendono là. Anch'io. No, anch'io. Eh beh, anch'io, la storia di Oscar anch'io. Wilde che vende la sua anima per anch'io rimanere giovane per sempre di... perché l'adrenocromo sì, fa sì che tu anch'io. Possa non funziona le occhiaie. Ma scusa, Hollywood veramente si è venduta l'anima al diavolo, Hollywood secondo te? Eh beh, Hollywood infatti significa bosco sacro, è un culto, Hollywood. È una zona però, non c'entra niente. No, però un culto, no, c'entra invece un culto. Caputtana, ma come è un culto, bosco sacro? Un antico culto pagano, sono satanici. Scusami, ma non è un culto pagano, si sta da Dio in California, pazza ad una pazza. Guarda, il mio ragazzo è californiano, quindi se permetti so anche... Ma sarà un pazzo scatenato come lui, uno psicotico. Ma è vero che la Luna è un satellite alieno? Sì. Cioè la Luna ci sono gli alieni sulla Luna? Sì, quella che vedi tu non è la vera Luna, è una proiezione olografica. È disegnata quella. Sì. Cioè quella che noi vediamo là ogni tanto, è un ologramma. Sì! Biden l'ha fatta. Ma non ci arrivi tu la da solo, scusami, Biden. Com'è che a volte Biden, non la vedi più, non ha un cazzo a volte vedi da uno fare, te lo spiego io, a volte ne vedi metà perché è un ologramma. Che stai dicendo tu, scusa Davide, non ho capito, siccome non ha no, cazzo. No, dico che la notte Biden, siccome non ha un cazzo da fare, si ritrova con i suoi urakami e mentre mangia gli urakami proietta anche, dalla Casa Bianca un pezzo di luna, non si è mai reso conto di questo? Biden non sa manco che al mondo. Guarda su Google, Biden sta lì con la prostata e catetere e la notte lui proietta, scusa, non un cazzo da fare tutto il giorno, perché Biden deve proiettare la luna? Ma che dici? No, tu non hai neanche come? Idea della tecnologia che loro quella hanno roba lì, quell'ologramma che sta lì, ma da chi è, qualcuno lo deve aver messo lì apposta, no? Certo, vabbè, ma la tecnologia che loro hanno voi non la potete neanche immaginare. Il Deep State, la cabala, i nazisti, insomma, e dunque anche Biden. Ma sì, ma non è quello lì che tu vedi, è un pupazzo, sì, un sosia, un burattino, un rincoglionito. E dunque, per concludere, i potenti del mondo, i veri burattinai, chi sono? Il deep state americano. Sì, ma ci sono dei nomi e dei cognomi. Ma sì, certo, allora faccio Rothschild, Rockefeller. Sì. Ah, bravo, no, l'abbiamo detto insieme. Sì, poi? Rothschild. Che ne so, tutta parte Obama. George Soros, i Clinton, tutti quelli lì, sono Bill Gates. Trump no, lavora. Lui lì allora, fa parte il deep della state. Trump fa parte della Earth Alliance, dell'alleanza terrestre che sono alleati con le fazioni benevole, quindi anche i pleiadiani. Cioè Trump è alleato con i pleiadiani. Infatti andava con le mignotte. Chi perché volte era che andava con le mignotte avrà fatto degli errori anche lui, ma che c'entra? Cioè, errori, uno errori, può andare errori, a mignotte e poi si pensa. Però questo è interessante. Posso comunicare allo staff di Trump? Scusami. Bene, posso comunicare allo staff di Trump? Questo manco lo sanno. Che lui è alleato con Trump. Che cosa campa? Ma come Elon Musk lavora per i buoni, certo. Per i buoni. Infatti Elon Musk parla sempre del fatto che il suo goal è far diventare il pianeta Terra una stazione multiplanetaria, fare contatto con le civilizzazioni esterne. Cioè Elon Musk ne parla sempre. Cioè non se non lo sapete, boh, ma raga, dunque non la Luna l'inglese. Per noi è un pericolo. Cioè la Luna che è un satellite alieno è un pericolo. Sì, cioè, però è stata disattivata. Quindi adesso non viene più utilizzata. La Luna è disattivata.
io sì, dico basta, non viene più, non viene più utilizzata la luna, scopi negativi, la luna, che è la vabbè, luna disattivata, sapessi, ti prego, di tutte le basta. Lunar operation che la ci sono, luna non hai neanche disattivata, idea, non basta. Siamo mai andati sulla luna noi, no, Benedetta, bene, siamo mai sì, andati ci siamo andati, ma non nei termini che loro dicono, cioè in che senso, cioè nel senso il video che c'è dell'atterraggio sulla luna, ovviamente quello è falso, è stato fatto da Stanley Kubrick, che è lo stesso cosa di Zanassi, che è lo stesso che fece il film High Sweat Chat, dove lui espone infatti i rituali della molto massoneria chiaro, degli molto illuminati, chiaro, cioè tutto si collega. No, è un libro, infatti, è tratto da un libro che col team, ignorante che non sei altra. Sì, la figlia è di Kubrick, è tratta da un libro, Doppio Sogno, è va tratto bene, da un libro, hai fermi tutti, ignorante, una storia vera, infatti, capra, tu che non sei altra che un ignorante. Capra, fermi tutti, grazie Benedetti, io voglio che tu torni, non so quando potrai tornare. Non quando so vuoi. Fermi tutti, grazie, grazie. Oggi gli studenti utilizzano il metodo.